amministrazione comunale, del nostro sindaco, l'architetto Alessandro Ferro, del nostro assessore alle pari opportunità, l'avvocata Patrizia Trapella, la quale mi ha pregata di scusarsi, ma non sta bene e sta facendo un po' la terapia e se riesce anche ci raggiunge, perché ha tanti impegni e la terapia dovrà per forza di cose funzionare, quindi è fiduciosa che forse ce la farà raggiungerci in conclusione. Se così non fosse, comunque mi ha chiesto di portare i saluti dell'amministrazione. E io introdurrei subito l'incontro di questo pomeriggio, che è stato pensato dal Centro Antiviolenza Civico Donna del Comune di Chioggia, attualmente gestito dal Gruppo ARE, Società Cooperativa Sociale di Padova, che ha avviato questo servizio nel marzo 2016 assieme ad altri due soggetti, la Caritas del Cesano, vedo qui presente Don Marino, vi saluto, e anche CoopNow, un'altra cooperativa sociale di Padovano, di Conserve, dove qui abbiamo anche l'autorità di Chiruzzi. Il Centro Antiviolenza ha nei suoi compiti previsti dalla legge regionale anche quello di divulgare iniziative sul fenomeno della violenza di genere, e insieme a tante altre attività che ha svolto, che poi loro racconteranno, ha proposto all'amministrazione comunale anche la conduzione di questa, l'organizzazione e la realizzazione di questo pomeriggio presso la cittadinanza. Non poteva mancare da parte loro l'individuazione di due servizi che insieme al centro antiviolenza sono stati i pilastri del lavoro di rete, senza nulla togliere a tutti gli altri soggetti, però ci sono stati due servizi con i quali il lavoro di rete è stato, diciamo, proprio fondamentale per aiutare le donne che si sono rivolte al centro. Questi servizi sono il pronto soccorso, che questa, oggi sarà rappresentato dalla dottoressa Peritore, Federica Peritore, che salutiamo, e l'unità operativa infanzia e adolescenza, e comunque il consultorio, e salutiamo la dottoressa Lorella Ciampadini. Io a titolo personale ci tengo a ringraziare tutte le persone che a vario titolo hanno reso possibile l'apertura del centro, nella sua prima fase di presentazione dell'istanza progettuale, a tutto quello che è arrivato dopo, fino ad oggi. E un saluto alla rete di servizi che ci ha sempre sostenuti e appoggiati, in primis l'ASL, con il quale condividiamo anche un impegno nella sede, e saluto anche alcuni rappresentanti della dirigenza che ci sono qui stasera in sala, il dottor Azzatto, che rappresenta il distretto, e ringrazio molto sentitamente il gruppo di lavoro dell'equipe, al quale va tutto il mio apprezzamento per lo sforzo, l'impegno, la professionalità che dà dignità alle donne che hanno bisogno di aiuto, perché sono a rischio o perché sono già vittime di violenza, qualsiasi tipo sia. Ringrazio tutti, buona serata e do la parola a voi.